Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata con Doom 2. Stavolta, come già detto nella scorsa puntata, inizieremo l'espansione No Rest for the Living. Ragazzi, non posso dirvi purtroppo come si prende questa espansione sul computer se non dicendovi che dovete acquistare la BFG Edition. Allora ragazzi, cosa c'è da dire dell'espansione No Rest for the Living? Ha soltanto 9 livelli e come potete vedere appena avremo New Game compare la scritta No Rest for the Living. Stavo dicendo, ha soltanto 9 livelli e quindi ha una struttura molto simile ai vecchi episodi del primo gioco di Doom, come Ultimate Doom, perché in pratica ci sono 8 livelli normali e un livello segreto. La cosa molto carina da dire è che questa espansione è stata creata non poco tempo fa per Xbox Arcade Live, quindi è stata, diciamo, creata su Xbox e poi è stata riportata per le altre console e anche per il PC. Un'altra cosa da dire è che le architetture delle mappe sono grandiose, sono molto belle, sono particolareggiate, perché naturalmente hanno usato dei metodi di map editing molto molto più avanzati e quindi le mappe sono molto più grandi. Quindi se avete qualche calo di frame durante la registrazione, sapete già che è a causa delle mappe enormi. Non è for the living, ragazzi, come al solito lo inizieremo alla difficoltà ultra violence. Ok, ci ritroviamo già in questa zona. Allora, una cosa che non vi ho detto prima di iniziare è che io questa espansione l'ho giocata soltanto una volta. E ricordo che l'uscita segreta dovrebbe essere verso il quarto livello, mentre intanto ho già sentito qualcuno che voleva attaccarmi. Non ricordo adesso se le armi sono già disponibili dall'inizio, nel senso che... Wow! È qui fuori, ok. Perfetto. Allora sì, mi sta tornando a mente pian piano tutto. In pratica ricordo che le armi come il fucile non sono disponibili sì dall'inizio, ma bisogna faticare per trovarla, perché come potete vedere già sto affrontando dei nemici ma con la pistola, ed è parecchio pericoloso. Soprattutto perché nelle condizioni attuali non ho nemmeno un equipaggiamento adatto per affrontare tutti questi nemici. Però come potete vedere già c'è un indizio che il fucile c'è, perché mi stanno dando i colpi per esso. Allora, non si apre, non si apre. Guardate come sono belle le mappe, come sono particolareggiate, anche il soffitto. Si vede purtroppo che queste sono state create dopo rispetto alle altre mappe. Allora, questo si apre? Sì, si apre. Cavolo! Allora, chiedo scusa se non sto rushando attraverso le aree come facevo con Doom 2, ma come vi ho già detto le mappe non le ricordo molto bene, perché diciamo che è una semi blind run, perché ci ho giocato soltanto una volta. Eh sì, sto prendendo a pugni un Pinky Demon, è pericoloso ragazzi, però per risparmiare un po' di colpi, ecco fatto. Dicevo, per risparmiare un po' di colpi bisogna fare anche questo. Allora, quello lì là sopra l'ho ammazzato. Ok. Oh no. Cavolo. Ma quanti ne sono? Dice in gunner lì dietro. Guardate un po', se non è costretto ad ammazzare. Cavolo, ho finito i colpi. E adesso che si fa? Bisogna trovare il fucile. Eccolo lì. Quello shotgunner perfetto, si è ammazzato anche da solo. Ok. No.
Ok. Quel c'è, non ci posso credere, quello shotgunner si è fatto saltare in aria. Allora, da qui vedo l'exit. Eccolo lì. Però da quel che vedo bisogna trovare una chiave gialla per raggiungere quest'area. No, questa porta non chiede nemmeno la... Ok. Non chiedeva nemmeno la chiave quella porta. Adesso vediamo un po' come fare. Credo bisogna andare di qua. Ma questa switch qui dietro? Wow! Abbassa... Allora, quella switch lì dietro ha abbassato questo spazio qui. E... c'erano due spettri all'interno, quindi... potete già capire che la difficoltà è un pochino più alta, perché già dal primo livello vengono introdotti moltissimi nemici. Allora, chiave rossa. Perché questa non si apre? Vabbè. Perché vorrei prendere il chain gunner che... cioè il chain gun che ha droppato il chain gunner all'interno. Allora, chiave rossa, quindi qui. Wow. Ok. Ho visto anche uno shotgunner in lontananza. Dove? Ah. Chiave gialla, quindi questo... ah, aspettate un secondo, forse questa leva... volete vedere che... quella... no. Accidenti. Sì, attivava questa porta, quella leva. Allora avevo capito bene. Allora, vediamo un po' adesso. Chiedo scusa se sono un po' in silenzio, ma sto cercando di raccapezzarmici su come proseguire. Qui dove ci si... dove si va? Oh, si va qui. Grazie per il chain gun. E finalmente posso uscire. Vediamo un po' adesso dove dobbiamo andare. Allora, la chiave rossa, la porta con la chiave rossa è qua. Ok. Chiave gialla che non abbiamo, quindi dobbiamo per forza entrare in questa zona aperta. Allora, dopo aver ammazzato quei due... oh, questa zona aperta è molto bella. Ecco, già dà più un senso di... non so... di reale rispetto a tutte le mappe astratte di Doom 2. Allora, questa è chiusa. Ok. Un altro Pinky Demon. Vediamo se riusciamo a proseguire. Ok. Perfetto, allora. Vedo dei piedi di un imp. Ah, si può ammazzare anche da qui. Chiave gialla, ok, ho capito. Questa switch serve per aprire la porta con la chiave gialla. Però dove la trovo? Quello è il problema. Allora, se ho capito bene, abbiamo collegato una zona, perché in pratica questa... sì, era la zona iniziale di mappa, ok. Com'è bella questa mappa, credetemi, è tutto collegato da quel che ho capito. Sì, è tutto collegato, guardate qui. Chiave blu. Quindi la porta con la chiave blu è qua. Facendo sempre attenzione. Un arachnotron. Già dal primo livello, accidenti. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a fa... ci sono degli spettri qui sotto e non sono abbastanza visibili. Ok, 1, 2 e 3. Ok. Dovrebbero essere morti. Eppure ho visto che quella porta si è aperta. Come ho fatto ad aprirla? Oppure ci è passato un nemico vicino, molto probabile. Oh, bene, un ponte.
niente, prendiamo prima questi power up e poi proseguiamo. Sono sempre stupefatto ogni volta che gioco a questa espansione, perché la complessità delle mappe vi può sembrare assurda, ma è molto molto bella. Oh, siamo arrivati all'exit. E ma la chiave gialla? Ok, da quel che ricordo l'ho vista nella zona all'esterno della mappa. Vediamo un po' se riesco a capire come arrivarci, perché se non riesco a capirlo... Vedete, è qui la chiave gialla. Ve la mostrano sin dall'inizio. Là sopra, ok. Quindi... la zona per arrivarci dovrebbe essere... no, non qui. Sicuramente non qui. Oh, ecco, si apre di qua. Perfetto, allora appena entrate nella zona si abbassa quella quel trigger e voi aprite la porta automaticamente. Quindi poi dovete... ma c'è una switch qui dietro. Ok, ho sentito tipo un ascensore che scendeva. Questo è un altro segreto. Wow, ne sto trovando parecchi, anche se non conosco bene la mappa. Accidenti, un Hell Knight. Ah, wow, cavolo, non me l'aspettavo nella prima mappa. Accidenti, quelli della Nerf Software hanno... vabbè, ma anche le Lost Souls nella prima mappa, dai. Vabbè, però devo ammettere, è molto equilibrata la mappa, non è difficile per il momento. Ok. Intanto questa mappa, se ve lo state chiedendo, si chiama The Earth Base. Non so perché stanno scendendo i frame un attimo, ragazzi. Scusate un secondo. Ok, è tornato normale. Stranamente. Sto avendo dei cali di frame assurdi, non sto capendo il perché. Oh! Probabilmente perché sta caricando la mappa. Ok. Scusate un attimo, controllo perché stanno scendendo questi frame continuamente. Sembra essersi... no, non si è sistemato. Ok, controllo un attimo. Metto pausa e ritorno. Eccoci qua, sono tornato. Allora, vediamo un po' se riusciamo a finire di registrare questa mappa. La cosa che trovo molto difficile se nel primo livello ci sono i Mancubus. Cavolo. Fortuna che è il Chengan. Dai, muori, 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 muori. Ok. Allora, oh, eccoci qua, nella zona che dicevo. Questa si apre? Sì. Ha anche un'armatura, perfetto. Non ditemi che devo lanciarmi da qui per prendere quella chiave. Eh sì. Non vedo altro modo. Ok. Ok. E voilà, ho preso anche la chiave gialla. Vediamo un po' se adesso riusciamo a districarci in questi orde di nemici. Oddio, che sta succedendo? No, devo uscirmene da qui, è troppo pericoloso. Ok. No, ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Oddio. Ho visto intanto due Hell Knight, non sto capendo nulla perché sto sentendo soltanto rumori di spawn continui. Accidenti. Vabbè. No. Dai. Fammi passare, fammi passare. Ok. Porca miseria. Scusate, però lo spazio è ristretto e loro ci mettono gli Hell Knight, dai. Ok, almeno in questa zona aperta. E posso schivare. Dov'è l'altro? Vieni, 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 vieni.
Ok. E anche quest'altro è fatto. Vediamo un po' se riesco a ricordare adesso. Non mi sento rumori di altri nemici come un Revenant. Addirittura nella prima mappa un Revenant. Ma guarda qui quanti ce ne sono qui dentro. È una cosa assurda. Ok. Scusate se non parlo, ma mi sto concentrando per evitare di morire. Perché a quanto sembra No Rest for the Living, mi ricordavo bene, è un'espansione molto pericolosa. E soprattutto pensate che io sto registrando con un commento di sotto, quindi la maggior parte dei miei pensieri va verso quello che sto dicendo e non perché sto giocando. Ok. Sì, John Revenant. Ma allora avevo sentito bene. Ma porca miseria, un Revenant nella prima mappa, addirittura. Ok, morto il Revenant. Sì, ma io ne sento un altro. Ma perché ne sento un altro? Ma mannaggia, ma dove... Come faccio? Come faccio? Ok, qui ce n'è un altro. Ma no, ma dai, eccolo qua. Allora avevo sentito bene. Fortunatamente ho delle cuffie abbastanza buone che mi permettono di ascoltare i suoni anche in lontananza. E poi, per non parlare dell'emulatore che mi permette di fare cose che non potevo fare nel gioco originale, ovvero localizzare i suoni. Ok. Direi che dobbiamo dirigerci adesso verso... No, il Pain Elemental, ma dai. Ok, almeno qui dovremmo essere al sicuro e possiamo anche abbatterlo. Ok. Sì, ma ragazzi, ma io... Che gli tiro adesso? Le scarpe? Non ho quasi nessun colpo. Come faccio? Ma vabbè. Ma guardate, ho finito i colpi. Mi servono dei colpi, assolutamente. Non posso andare così in giro. Ok. Controlliamo di nuovo. No, però la motosega dà fastidio. Ok. No, perché ragazzi, come mi difendo senza colpi? Non scherziamo, non scherziamo proprio. Allora. Qui ci sono dei medikit e va bene, però mi servono i colpi. Ma perché ho esplorato la mappa? Me ne andavo subito, mannaggia. Vabbè. Continuiamo. Dovrebbe essere qua. Ok, una Lost Source è morta. Quindi questa l'affronto. No, vabbè. Mi serve la motosega. Ok. Gli ho fatto più danno sicuramente. Controlliamo un po' in giro se c'è qualcos'altro, ma non credo. Perché purtroppo... Ok, dei colpi. Dei colpi, sono salvo. Ok. Accidenti. Almeno 50 colpi per la mitragliatrice. Una doppietta. Ma vabbè. Muori? Ok. Direi che possiamo andarcene adesso. Credo di aver controllato tutta la mappa e quindi adesso possiamo finalmente entrare nell'exit. Ah. The Earth Base, la base terrestre. Vediamo un po'. 100%, 90 e 71. Ok. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo nella prossima puntata, sempre con Doom 2 e No Rest for the Living.